Vieni qui! Dove pensi di andare? Aiuto! Mamma, non ti conviene scherzare! Sono armato! Ma quale armato? Te le faccio vedere io le armi! Apri sto portone! Basta! Ora ti sistemo! Che succede? Ti sta bene! Ecco la bomba! Arrivo, papà! Ce l'ho fatta! Ecco la bomba, papà! Bravissimo, figliolo! Dimmi che cosa devo fare! Posizioni la bomba davanti alla porta, ti allontani, aspetti che io ti do il via e poi premi il pulsante del detonatore. È chiaro? Ok, papà! Dai, figliolo, ce la puoi fare! Ok, io mi sposto, posiziono la bomba! Fatto! Mi allontano! Ora! Bravissimo, Luigino! Ce l'hai fatta! Ora che siamo liberi, dobbiamo rendere pan per focaccia. Ermenegildo Dignetta vuole che sia un duro? E un marito tenace forte avrà. Papà! Non ti ho mai visto così! Ah, non ti ho ancora spiegato com'è andata! La mamma mi ha scoperto! Ma sono riuscito a fuggire e per seminarla l'ho fatta cadere nel fosso sotto al ponte levatoio. Grandissimo! Ora ti spiego come voglio regolare i conti. Oh, che botta! Ma non sanno con chi si sono messi contro! Io mi nascondo nella cella e socchiuderò la porta. Lei penserà che sono ancora chiuso dentro. Tu la distrai e appena è girata di schiena, io esco dalla cella e le insacchetto la testa. A quel punto, la chiudiamo in cella. Vai ad aprire il portone e rimetti il ponte levatoio. Poi torna subito qui. Ok, papà! Ma! Si è abbassato il ponte! Fatto! Bene! Ora aspettiamo il topo. Non mi convince! Puzza di trappola! Senti i passi! Sta arrivando! Papà, vai in cella come abbiamo detto! Tieniti pronto ad agire! Lo sapevo di trovarti qui! Ti sei divertito, eh? Mammina! Non sapevo fossi così coraggiosa! Ho deciso di stare dalla tua parte! Papà è un rammollito! Devo fidarmi! Dammi uno dei tuoi abbracci superpotenti! Sei rimasto solo! Con te faccio i conti dopo! Ok, adesso! No! È tutto buio! Che sta succedendo? E stai ferma! Mi manca l'aria! Non respiro! Stai zitta! Smettila di urlare così! Vedi che riprendi fiato? Come ci si sente dall'altra parte? Ma eri chiuso nella cella! Pensavo fossi più sveglia. Abbiamo fatto il doppio gioco per incastrarti. Dopo tutto quello che mi hai fatto, speravi di farla franca? Sei solo un misero traditore! Mi è bastato uscire di casa per un paio di ore e hai già cercato di tradirmi. Vergogna! Ma quale tradirti? Io volevo farti un regalo. E questo è il ringraziamento? Ah! Non ti sopporto più! Rimani un pappagallo tanto! D'accordo, l'hai voluto tu. Luigino, tienila d'occhio. Vado a prendere la sorpresa che ho in serbo per lei. Vediamo chi è il pappamolle tra poco. Ok, papà. Non è più lui. C'è qualcosa che non va. Eccoti, amico mio. Andiamo. Bene, eccomi qui. Luigino, sbendala e chiudi la cella. Ok. Finalmente! Aria! Quindi? Vediamo questa sorpresa spaventosa! Hai visto il mio nuovo gioiellino? Potrei colpirti fino ad una distanza di un chilometro, ma preferisco vedere l'effetto che fa da vicino. Che ne dici? Ma sei pazzo! È vero che io sono dura e intransigente, ma non potrei mai fare una cosa del genere! Io invece sì! Come vedi, ho tirato fuori il carattere! Papà ha perso il controllo! Devo fare qualcosa, altrimenti qui succede un casino! Poppy ha digerito quel maledetto ferro! Ora sta meglio! Poppy, capiti proprio a pennello! Qui la situazione è degenerata! Papà è impazzito e vuole sparare alla mamma! Non possiamo permetterlo! Poppy, confuso! Ricordo che papà era in cella! È una lunga storia, poi ti racconto! Ora mi devi ascoltare! Io cerco di distrarre papà. Appena lui si gira verso di me, fai un balzo e mangi il fucile. Ma fucile e ferro di nuovo! Ti prego, sei la mia unica speranza. Allora, di la tua ultima preghiera.
Patrick, ti prego, ti do una montagna di pizza quando torniamo a casa. Pizza? Ok, ok, comandi. Papà, ascoltami per favore. Non puoi farlo. Vuoi andare in prigione? Voglio che stai con me, la mamma. Lei ti vuole bene nonostante tutto. Non ti riconosco più. Zitta! Una persona che ti vuole bene non ti tratta così. Pronta? 3, 2... Papà! Che vuoi? Adesso, Poppit! Ma che è successo? Meno male! Grazie al cielo! L'ultimo pezzo di ferro che mangio! Non ti voglio vedere più! Luigino, perdonami! Non so cosa mi sia preso! Devo essere impazzito! Mi avete stufato entrambi! Mi sembrate due ragazzini! Ora vai in cella e rimarrete chiusi qui dentro fino a quando non vi sarete chiariti! È chiaro? Ok, ok! Ok! Io con te non parlo! Figurati se spreco fiato con un pappamolle come te! Forse non ci siamo capiti! Finché non vi chiarite, da qui non uscite! Io vado a farmi un giro! Spero di trovare un altro clima appena ritorno! Ma la smetti di chiamarmi così? Da quando sono tornato che mi tratti a pesci in faccia? Solo insulti ed umiliazioni! Ogni cosa che faccio non va bene! Ringrazio che ti rivolgo ancora la parola! Mi hai lasciata sola per un anno! Ho dovuto fare sia l'uomo che la donna per crescere Luigino! Ma io ero via per lavoro, non per divertimento! Oppure rischiato la vita essendo un militare! Capirai! Avessi visto me affrontare i mostri di Halloween! Sì, ma non puoi trattarmi così! Oltretutto io volevo farti solo un regalo! E guarda dove siamo finiti! Abbiamo esagerato! Sembriamo due pazzi! Forse è vero! Io ti stimo e ti ammiro che sei riuscita a fare tutto da sola! Lo credi veramente? Certo! Io vorrei che ritornassi l'Ermenegildignita di un tempo, quella che eri prima della mia partenza. È vero, sei sempre stata severa, ma eri dolce nei momenti giusti. Non riesco più, mi sento una corazza addosso. Che dici se cominciassimo da un bacio? Ma non so se sono ancora capace. Mi avvicino io, stai tranquilla. Lasciati andare. Ma non me la sento. Shh, non parlare. Il mio Arturone! Andiamo a controllare quei due. Ormai sono passate 2 ore. Ma che cosa? Vi lascio che vi scannate e ora siete tutti avvinghiati. Che imbarazzo! Vi prego, staccatevi! Stiamo facendo la pace, Luigino! Io vi aspetto a casa, eh! Ho già visto troppo! Questi sono due pazzi! Ritrovarmeli ad amoreggiare proprio non me lo aspettavo! Gino! Dov'è la montagna di pizza che tu promesso me? Miam! Ho già preparato tavola! Hai ragione! Aspettami qui che vado ad ordinarle! Un momento! Devo andare a prendere i soldi! Povero il mio Ippo salvadanaio! Rimarrò al verde! Ma una promessa è una promessa! Dai, muoviamoci! Ecco la pizza! C'è qualcuno? Arrivo subito! Dimmi! Mi scusi! Vorrei ordinare 30 kg di pizza! 30 kg? Ma non so se è possibile, è veramente troppa! La prego! È super importante! D'accordo, farò del mio meglio! Ho bisogno di 24 ore però! Posso portartela direttamente a casa? Alle 14 di domani può andare bene? Sì, grazie! Ecco il mio indirizzo! A domani dovrebbe arrivare tra poco! Eccolo! Entra pure, è aperto! Ciao ragazzo! Dove posso lasciarti la pizza? Qui va benissimo, pronta per essere mangiata! Non te la mangiare tutta, eh? No, tranquillo! Sono per un amico speciale! Sono 300 euro, grazie! No! Tutti i miei risparmi per della pizza! Grazie caro, ci vediamo! Poppit! Vieni! Che profumino! Non ti aspettavi fossero così tante, eh? Forza, sono per te! Mangia! Aspetta, aspetta! Fammene almeno mangiare una fetta! Deliziosa! Fortunato, Poppit! Mamma mia! Sto scoppiando! Ma ne valsa la pena! Grazie, Luigino! Poppy,
deve liberarsi. No, devo scappare prima dell'esplosione. Ah! Tesoro, direi che possiamo tornare a casa. Finalmente ci siamo chiariti. Sì, ma la porta è chiusa. Vuoi vedere il tuo macio che sfonda la cella? Sei sempre il solito. Devo non farti male. Carica! Aia, che male! È sempre stato aperto? Non ci posso credere. Vabbè, dai, liberi. Torniamo a casa. Mamma mia, che puzza! Sempre le dame! Mamma e papà sono in casa. Chissà che casino hanno trovato. Mi cuceranno vivo stavolta. Entro piano piano. Mamma, papà, posso spiegare? Luigino! Vabbè, volevo ringraziarti. Che cosa? Grazie a te ci siamo riconciliati. Sì, grazie figliolo. Ti voglio bene. 3 mesi dopo. Mangi una bella banana. Jackson? Ma chi è che suona quest'ora? Buongiorno, sono una promoter di bellezza. Sono qui per presentare la nostra nuova linea di prodotti. Oh no, di nuovo! Mamma!